Torino è sicuramente una città che si colloca in una fascia media, nel senso che in questi 12-13 anni diverse cose sono state fatte, però non c'è dubbio che non sono sufficienti a garantire un livello di servizio e di qualità dell'aria adeguati, quindi Torino purtroppo deve fare decisamente di più. Entrando più nel merito, sicuramente è stata positiva la realizzazione della prima linea metropolitana e gli utenti del trasporto pubblico, più 12% che sono cresciuti, lo dimostrano. C'è stato uno sforzo anche legato alla bicicletta, anche lì abbiamo visto dal 3 al 5% di utilizzo. Certo, siamo molto lontani da quello che prevedono altre città, soprattutto europee, dove hanno un livello di uso della bicicletta intorno 20, 30, 40%, però sicuramente Torino sta facendo qualcosa in questo senso. Il vero punto critico è la zona traffico limitato. Torino continua ad avere una ZTL abbastanza estesa, non estesissima, per esempio Milano area B è decisamente più ampia, molto presidiata dai varchi telematici, e da questo punto di vista tutte le tecnologie messe in campo da 5T sono già la base di partenza per poter governare il fenomeno. Quello che resta assolutamente negativo, e i dati poi sul traffico e la qualità dell'aria lo dimostrano, è l'orario così ristretto 7:30-10:30. Confrontando, abbiamo un'apposita slide proprio su questo, gli orari delle diverse città italiane, delle grandi città confrontabili, vediamo che tutte hanno degli orari dalle 7 alle 20, dalle 6 alle 21, dalle 8 alle 18, cioè nessuna delle grandi città, delle 14 grandi città metropolitane ha un orario così ristretto. Questa è la ragione per la quale come ambientalisti noi abbiamo salutato in modo positivo il provvedimento Torino Centro Aperto, ZTL, che estende tutto il giorno la zona traffico limitato e introduce un pedaggio di accesso e sosta. Noi l'abbiamo chiamata, è un po' in fondo, come replicare anche a Torino area B a Milano, fatta nel 2011, anzi partita ancora prima con l'Ecopass. Quindi noi ci auguriamo, che siamo molto naturalmente contenti, che la sindaca abbia ribadito anche in questa occasione che l'amministrazione, pur consultando tutti i soggetti che stanno sui territori, dai commercianti ai residenti, dagli utenti del trasporto pubblico alle associazioni ambientaliste, dalle imprese grandi e piccole, elemento doveroso questo, la consultazione, però non può essere il risultato, la paralisi e il non fare, perché Torino ha veramente bisogno non solo di costruire la linea 2 della metropolitana, non solo di costruire più piste ciclabili e zone 30, ma anche di una zona a traffico limitato come tutte le altre città italiane, che duri tutto il giorno. Tutti i casi, Roma, Napoli, Bari, Palermo è la città italiana dove è entrata in funzione per ultimo una zona a traffico limitato 2 anni fa, con ricorsi vinti, modificati e poi riproposti dal sindaco Orlando. Adesso è finalmente e pienamente entrata in funzione con i varchi telematici. Ha portato buoni risultati perché ha ridotto l'inquinamento e l'ha ridotto anche al contorno, perché uno dei, in genere, delle obiezioni è che lì si libera ma fuori succede il fine mondo. Non è così. Milano, Bologna, Roma dimostrano che se io non posso andare dove voglio con la mia auto, tendo a usare più il trasporto pubblico e a lasciarla parcheggiata davanti a casa mia. Quindi c'è un effetto complessivo di riduzione del traffico, quindi riduzione dell'inquinamento, e in genere le attività commerciali, ristorazione, movida, tempo libero, in realtà escono rafforzati da questi provvedimenti. Perché? Perché se io sono non voglio rinunciare mai alla mia auto, ho molto più vantaggi ad andare in un centro commerciale fuori della città, che è basato sui posti auto. E quindi, se metto in confronto centro storico e centro commerciale, il centro commerciale, essendo basato sull'auto, vince sempre.
Ma se io invece voglio vivermi il centro storico e la sua bellezza, fare un po' di shopping, un buon ristorante, un buon vino, una buona cioccolata, come si potrebbe sicuramente prendere un buon gelato qui a Torino, allora preferisco il centro storico, naturalmente garantito anche da un'accessibilità che con la linea metropolitana, col trasporto pubblico, con i servizi ferroviari metropolitani mi è assicurato. Cioè è molto più vantaggioso avere un centro storico liberato dalle auto, perché in quel modo posso vivermi direttamente la città. Questo non toglie ovviamente che i centri storici, come tutte le città, non abbiano problemi di negozi che chiudono o piccolo commercio, ma quello è un tema complessivo dove paradossalmente la bici e i pedoni sono un sostegno alle piccole attività, e l'hanno dimostrato anche tutti gli studi fatti a livello internazionale, perché se appunto la mia fissazione è il centro commerciale, allora io non vado mai nel centro con la mia auto e vado sempre là. Se invece io, come in genere è in Italia, perché io questo l'ho vissuto, ho vissuto a Bologna, a Napoli, vivo a Roma, quindi ho visto come funzionano molte città. Per molti cittadini andare nel centro della città non è solo un fatto di bellezza, di piacere, ma è proprio un fatto di identità. Quella è la mia città, io ci voglio andare. Questo per dire che tutti i provvedimenti di regolazione tendono ad assecondare e a migliorare i fenomeni, garantendone l'accessibilità, e non è il contrario. Sono sicura che anche a Torino, naturalmente anche con iniziative adeguate di promozione, di comunicazione e di sostegno, la città è anche evocazione, è anche cultura, è anche bellezza, non è solo traffico, inquinamento. Naturalmente Torino da questo punto di vista ha fatto degli enormi passi in avanti. Torino ha moltissimo da offrire, ma ha moltissimo da offrire tutti i giorni ai propri residenti, e questa è la cosa importante. Io credo che, come immagino sia nelle politiche di questa amministrazione, la vera sofferenza secondo me sta nei quartieri periferici, che hanno meno servizi, meno convivialità, meno bellezza, ma che anche loro meritano la stessa attenzione che abbiamo sempre dedicato ai centri storici.